Marcello Bergamo è un'azienda specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico per ciclismo. Come lavoriamo? La struttura organizzativa, snella e flessibile, risponde in modo diretto, completo e tempestivo alle richieste del mercato globale. MB Marcello Bergamo, un'azienda al vostro completo servizio, con garanzia di un prodotto 100% made in Italy. È una giornata particolarmente nebbiosa quella che accoglie una importante manifestazione al Lido Scalo di Milano. Stiamo parlando della 35esima edizione del Memorial Mamma e Papà Guerciotti, classica ormai divenuta internazionale da tempo per quanto riguarda il ciclocross, e le immagini si rivolgono ai corridori appartenenti alla categoria juniores, atleti che sono nati nel 95 e nel 96, gli atleti che hanno da appunto questa categoria tutte le credenziali per partecipare a manifestazioni internazionali come Coppa del Mondo, come campionati europei e come mondiali, che proprio la domenica successiva, proprio a questa, negli Stati Uniti, più esattamente a Louisville, nel stato del Kentucky, verranno assegnati i titoli iridati. Quindi questa è l'ultima prova, l'ultima verifica da parte del commissario tecnico Fausto Scotti per tastare il polso degli atleti che sono stati scelti per la casolata atlantica. Tutti i corridori che partiranno per gli Stati Uniti sono infatti in gara nell'odierna giornata, sia maschi che femmine, e nel fattispecie ecco che qui vediamo appunto transitare le ragazze che, come sapete, corrono in concomitanza con la gara riservata agli juniores, quindi ci sarà un ping pong tra la gara juniores maschile e quella riservata alle femmine, siano esse donne elite, under 23 o donne juniores. E subito in testa alla corsa avete visto il tricolore Gioele Bertolini, corridore in forza alla Sell Italia Guerciotti Elite, e qui invece potete notare due maglie tricolori, sono quelle della Alto Adesina Eva Lechner, campionessa italiana tra le donne elite, e la lombarda Alice Maria Arzuffi, tricolore tra le donne under 23. Abbiamo detto che ci sarà un ping pong ed ecco in effetti quello che avevamo promesso sta avvenendo. Primo posto per Bertolini in questa postazione fissa, in seconda posizione Coledani, poi abbiamo visto passare con il numero 6 Gabriele Bellan, corridore juniores del DD Team Protec della Bona Damiani. In pratica questa del Lido Scalo, questa della 35esima edizione del Memorial Mamma e Papà Guerciotti, è l'ultima gara in programma nel nostro calendario. Avete visto un virtuosismo da parte di Gioele Bertolini, vero e proprio acrobata per quanto riguarda il fuoristrada. Non dobbiamo dimenticare che lui è anche un atleta di primissimo piano per quanto riguarda la mountain bike, e se vogliamo andare a guardare potrebbe essere proprio il gemello di quel Marco Aurelio Fontana che abbiamo visto controllare con il proprio tecnico e allenatore il tracciato. Lui gareggerà al termine di questa prova. Un'analogia tra i due che non possiamo non evidenziare: non dobbiamo dimenticare che Marco Aurelio Fontana ha da sempre corso nella mountain bike, così come Gioele Bertolini, che nella fattispecie, vedete, ha preso il largo. Se ne va via tutto solo, legando gli altri al compito di inseguitori. Il primo è il veneto Nadir Colledani. In terza posizione abbiamo potuto notare la lotta tra un olandese e Manuel Todaro, che
in pratica è un atleta al primo anno, eccolo qui inquadrato in seconda ruota, un atleta al primo anno che è giunto secondo ai campionati italiani che si sono svolti a Vittorio Veneto, alle spalle del campioncino e suo compagno di squadra Gioele Bertolini. Vedete che il vantaggio di Gioele è limitato nei confronti di Nadir Colledani, mentre transitano entrambi in questo tratto tecnico che Bertolini affronta in maniera del tutto personale. Scendono di bicicletta invece Manuel Todaro e l'olandese Aiden Van Der, mentre ha rallentato il suo passo, avete visto, Gabriele Ballano. Bella questa inquadratura che è stata possibile grazie all'intervento del nostro motociclista Antonio Barbuto e alla disponibilità da parte del presidente della giuria Edoardo Margiotta di Roma, che ci ha dato il beneplacido per seguire pochi metri ma sufficienti per parlare con le immagini di questo gran premio mamma e papà Guerciotti, giunto alla 35esima edizione, che gode del patrocinio della provincia di Milano e del parco dell'Idoscalo, oltre che del comune della città di Segrate e di Milano, che sono entrambi interessati nella gestione di questo che è un vero e proprio parco per il tempo libero. Le immagini ci hanno mostrato anche Eva Lechner, sempre ripresa dalla moto, una Eva Lechner della Conago Faber Sud Tirol, una delle nostre principali protagoniste della fuoristrada. Anche lei viene dalla mountain bike, che è campionessa del mondo del team relay ed è un atleta che ha già indossato maglie titolate su tutti i campi internazionali della mountain bike ed ora recentemente ha ottenuto un ottimo quarto posto nell'ultima prova di Coppa del Mondo che si è svolta in Olanda, Dover Ride, dove invece Bertolini, che avete visto proprio poco tempo fa, ha conquistato uno splendido terzo posto. 11 vittorie totali quelli per Bertolini, con un secondo posto in Coppa del Mondo a Roma e un terzo posto in Coppa del Mondo a Dover Ride, come abbiamo appena citato. Una vittoria anche nella classifica generale del Giro d'Italia, a dimostrazione della bontà di questo atleta che, ricordiamo, viene da Talamona in provincia di Sondrio, valtellinese, così come Elia Silvestri, che è stato uno ed è tuttora uno dei principali esponenti di questa specialità. Per quanto riguarda il campo femminile, lotta è tra la Eva Lechner, Vania Rossi e Francesca Kautz, mentre un pochettino rilassata, potremmo dire, ci sembra Alice Maria Arzuffi, campionessa italiana tra le donne under. Continua nel frattempo la lotta a breve distanza tra Nadir Colledani e Gioele Bertolini, ed in terza posizione a questo punto si è portato l'olandese Bjorn van der Eyden, atleta classe 1995, mentre tra gli atleti al primo anno in quarta posizione in questo momento è il nostro Manuel Todaro, corridore milanese, corridore che è cresciuto per quanto riguarda il ciclocross nella scuola ciclismo cadenzate, con cui l'anno scorso ha conquistato il titolo italiano tra gli allievi. Ma attenzione, siamo al momento dell'arrivo, è vero e proprio trionfo, è il caso di dirlo, per Gioele Bertolini a 8 secondi circa. Nadir Colledani va a siglare ancora di più la sua grande qualità di ciclocrossista e a confermare quindi la convocazione. In terza posizione Bjorn van der Eyden ed in quarta un ottimo Manuel Todaro, anche lui pronto per volare negli Stati Uniti. Attendiamo ora l'arrivo delle donne e tra poco giungerà sul traguardo Eva Lechner, eccola, della Conago Farbe su Tirol, ed in seconda posizione la nostra Vania Rossi. Ma andiamo a sentire le interviste.
È stata una stagione brillantissima, in Italia siamo andati fortissimo e in questo fine stagione sono andato forte anche in Coppa del Mondo con un secondo a Roma, un terzo a Ugra ed è appunto per questo andiamo al Mondiale per fare un podio e chissà magari anche qualcosa in più, vedremo. Sì, oggi ci tenevo a far bene proprio per confermare che me la meritavo la convocazione. Le gare precedenti facevo il terzo posto insieme a Todro, oggi sono andato secondo me forte, Gioele si sa è più forte, lui lotta per il titolo domenica prossima, io per i primi 10. Sono contento e ringrazio la mia squadra per la stagione bellissima che mi ha fatto fare. Di certo io spero di fare una bella gara, anche perché ci spero veramente tanto, perché sarebbe una bella cosa e niente, io ho fatto diciamo quest'anno una bella stagione e per me già essere convocato è già un punto d'arrivo molto molto bello. Sì, il mondiale fra una settimana e spero che anche là trovo una giornata molto buona e riesco a fare un bel risultato. Visto il percorso non mi piace anche abbastanza, sicuramente non vado lì per poter salire sul podio o fare nelle 5 o addirittura vincere, perché è improponibile visto che competo con delle ragazze che hanno 10-15 anni più di me. Quindi mi accontenterà sicuramente di arrivare nelle 15. Oggi invece si è dovuta accontentare del quinto posto alle spalle della compagna di squadra Francesca Cucciniello e di Francesca Kaus, la vedete con la maglia della Fassa Bortolo, che con Eva Lechner raggiungerà gli Stati Uniti per gareggiare al prossimo mondiale. Ricordiamo che Francesca Kaus è atleta nata nel 92, quindi una ragazza under 23. Passiamo con le immagini a verificare quanto sta per succedere in quella che è la gara clou della giornata, quella open a cui parteciperanno veri e propri big della ciclocross internazionale. Primo fra tutti, ovviamente dobbiamo tenerne conto, il nostro Fontana e il nostro Enrico Franzoi, che difende i colori del gruppo sportivo Selle Italia Guerciotti Elite, atleta interessantissimo, atleta che ha ottenuto nel corso della stagione 6 vittorie, tra cui primo posto all'internazionale di Itnau in Svizzera e vincitore della maglia rossa del Giro d'Italia Elite. Ma attenzione, perché come era già accaduto in campo femminile, anche nello specifico nella gara open, due maglie tricolori in campo, quella di Marco Aurelio Fontana e quella dell'under 23 Brian Falaschi, che in questo momento è a ruota del proprio compagno di squadra Elia Silvestri, che dobbiamo ricordarlo ha ottenuto la vittoria in questa competizione nei due anni precedenti, primo nel 2012 e primo nel 2011, mentre Marco Aurelio Fontana da campione italiano ha conquistato la vittoria il 9 gennaio 2010 su questo stesso percorso. Allora, era in maglia di campione italiano, abbiamo detto, ma soprattutto in maglia della Selle Italia Guerciotti. Sì, Marco Aurelio Fontana ha avuto un passato proprio in questa società milanese che a giusto diritto viene definita la squadra più titolata in campo internazionale. Pensate che tra le file di questa importante compagine hanno gareggiato atleti provenienti da ogni paese e non dobbiamo dimenticare i campionati del mondo conquistati da questa società, ben 10, 2 tra i professionisti con il belga Liboton nell'83 e nell'84, 7 campionati mondiali dilettanti, 2 Vito Di Tano, attuale tecnico di questa società, poi Kluge, Simonek, Kamrda, Gleitz e il danese Dernis. E non dobbiamo dimenticare il campionato del mondo open conquistato da Pontoni nel 1997 all'Olympia Park di Monaco di Baviera. Vedete sotto sulla destra del teleschermo Paolo Guerciotti che controlla la gara dei propri atleti, in testa in questo momento è il valtellinese
Elia Silvestri, classe 1990, vincitore quest'anno di due gare, che ha guadagnato un leggero margine di vantaggio sul tricolore Marco Aurelio Fontana e sull'olandese Stan Godrier, un atleta che precede Brian Falaschi ed Enrico Franzoi. Una gara, quella dell'Idoscalo targata 2013, che vede alla partenza alcuni corridori stranieri, grazie naturalmente all'interesse di Alessandro Guerciocchi, il team manager di questa squadra. Ci sono gli svizzeri Andreas Moser e Arnaud Grand, gli olandesi Stan Godrie, l'abbiamo appena nominato, Patrick Van Leeuwen e Jan Bosman Gert. Questi appunto, come abbiamo detto, vengono dall'Olanda. E poi due corridori del Belgio, Jens van de Kirderen e l'altro è Dan Sote. Una situazione ancora interlocutoria, potremmo dire, con i migliori nelle prime posizioni. Chiude quel gruppetto con il numero 14 Fabio Ursi, campione lombardo in carica della DD Team Protec della Bona, seguito da Lorenzo Samparisi. C'è anche un corridore italiano in maglia Vacances Soleil, una squadra professionistica, il suo nome è Marcello Pavarin. Molto pubblico nonostante il tempo non proprio ideale, anche se la nebbia, contrariamente alla prima mattinata, si è sicuramente alzata. Ed ora eccoci all'osservazione di quanto sta accadendo in testa alla corsa, agli ostacoli fissi predisposti dall'organizzazione. Vedete, sono ancora in fila indiana con Silvestri che conduce, così come sempre fa in inizio corsa, parte sempre molto sparato tentando di stroncare gli avversari, ma qui ha alle sue spalle atleti di primaria importanza e quindi è un gioco che gli rimane molto difficile da poter svolgere. Avete visto con il numero 13 Daniele Braidò, un altro degli atleti che giungeranno negli Stati Uniti insieme a Marco Aurelio Fontana e ad Enrico Franzoi per la categoria Elite, mentre Daniele Braidò gareggerà per la categoria Under 23, lasciato a casa dal commissario tecnico, il campione italiano Brian Falaschi, per quale motivo non siamo riusciti a capirlo, ma comunque fatto sta che per quanto riguarda gli uomini, inteso dire appartenenti alla categoria di cui stiamo osservando la gara, solo tre gli atleti raggiungeranno gli Stati Uniti. Per il resto naturalmente abbiamo potuto notare in precedenza il campione italiano Gioele Bertolini, che con Nadir Colledani e Manuel Todaro gareggeranno nella gara Juniors, mentre tra le donne la scelta del nostro commissario tecnico è caduta su Eva Lechner, Francesca Kautz e Alice Maria Arzuffi. Quindi una atleta esperta come Eva Lechner con due giovani appartenenti alla categoria Under 23. Ma torniamo invece a guardare, a osservare e soprattutto a commentare quanto sta succedendo per la gara Open. E a questo punto vedete che in testa si è posto il nostro Enrico Franzoi in gara con il numero 1, seguito da Daniele Braidò, poi Fontana e l'olandese Stan Godrie. Una corsa che mette in luce anche con il numero 4 lo svizzero Arnaud Grand. Per il momento c'è grande battaglia, ma tutto è ancora ovviamente allo stato interlocutorio. Vedete che Elia Silvestri è sceso in quinta posizione, seguito da Brian Falaschi e dallo svizzero Arnaud Grand. Una gara particolarmente vivace, lo dimostrano le immagini, una continua alternanza in testa alla corsa degli atleti che fino a questo momento abbiamo nominato. Vedete, si è formato un gruppetto che sta staccando gli altri avversari, che si sono raccolti in un gruppetto formato da olandesi e belgi, chiuso dal nostro Fabio
Ursi, poi abbiamo visto Luca Damiani e l'altro fratello della famiglia Todaro, Fabio Alfonso Todaro, che è tra gli iscritti nella categoria Under 23. Lunga fila indiana in testa, si è alzato il ritmo, basta vedere l'impegno che ci mette Silvestri per cercare di chiudere il buco, sta invece cedendo il passo Brian Falaschi allo svizzero Arno Grand. Ma attenzione, perché davanti di nuovo a tirare è passato l'Enrico Franzoi, ricordiamo Enrico Franzoi, già campione del mondo a Monopoli e terzo in Olanda, e reduce quest'anno di una stagione che lo ha portato a conquistare ben 6 vittorie stagionali, tra cui la internazionale di Itnau e poi è il vincitore della maglia rosa al Giro d'Italia Elite, dove in pratica ha conquistato 5 prove su 6. Non ha infatti partecipato all'ultima prova in programma, quella di Orvieto, per un problema fisico, ha preferito non forzare proprio in vista dei prossimi mondiali. Va detto che Orvieto ha ricordato che l'anno prossimo sarà teatro dei campionati italiani di categoria. Si sono formati intanto dei piccoli trenini, avete visto, e qui ecco Luca Damiani con il numero 22, corridore della KTM Steel Torrevilla, seguito da un altro valtellinese, è Lorenzo Samparisi, ma le immagini ci portano a questo punto in una testa che si è ritrovata a essere composta da 3 corridori: l'olandese Sten Godry, il campione d'Italia Marco Aurelio Fontana e l'idolo di casa Enrico Franzoi, che in questo momento guida il terzetto. Vedete, è un atleta Franzoi che pedala molto bene laddove c'è da spingere il rapportone. Intanto qui vedete alcuni dirigenti della Federazione Ciclistica Italiana che stanno osservando quanto sta accadendo sui prati del parco dell'Idroscalo. È passato in questo momento a condurre Marco Aurelio Fontana, del resto la lotta tra Fontana e Franzoi era prevista già sulla carta al momento della ufficializzazione della partecipazione di entrambi. E terzo incomodo è questo Stan Godry, olandese, classe 1993, quindi corridore Under 23, che mantiene il ritmo dei suoi compagni d'avventura in questa che può essere già definita una vera e propria fuga. Con il 13 abbiamo visto Daniele Braidò, alto azzurro, e poi via via gli altri corridori. Qui con il numero 9 è Jean Bosman Gert, corridore olandese. Ma torniamo con le immagini sul campione d'Italia, che a questo punto ha rotto gli indugi, almeno cerca di lasciare sui pedali il nostro Enrico Franzoi. Alle spalle del terzetto, ecco Silvestri, non demorde, anzi fa gara con l'altro svizzero che corre per la BMC Team, stiamo parlando di Arnaud Grand, corridore con il numero 4. E intanto Fontana ci sembra che abbia guadagnato qualche metro in più rispetto alla inquadratura precedente, sembra che i suoi principali antagonisti, già compagni di iniziativa, hanno un pochettino lasciato andare, in un certo senso hanno deciso di non forzare più di quel tanto. Intanto avete visto un modo un po' festoso per affrontare la discesa da parte di Elia Silvestri, mentre attenzione insieme a Elia Silvestri dello svizzero, ma ad inseguire lì a pochissimi metri con il numero 3 un altro olandese, Patrick van Leeuwen, e il nostro Daniele Braidò del gruppo sportivo Forestal.
E intanto se n'è andato, è proprio il caso di dirlo, Marco Aurelio Fontana, il suo passo a occhio già si vede, ha un'altra caratteristica rispetto a quello di Franzoi e dell'olandese Stan Godrie. Lì vedete entrambi cercare di recuperare, così come cercano di recuperare questi due atleti, svizzero e italiano, il secondo, ma ormai ci sembra di poter essere autorizzati a dire che la corsa ha già trovato la sua fisionomia ufficiale. Una gara, questa del Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti, che ha una storia particolarmente ricca di vittorie da parte di campioni. Ha iniziato nel 1978, mentre vedete Marco Aurelio Fontana che ormai ha dato un vero e proprio affondo ai suoi inseguitori, ormai relegati alla conquista del secondo e terzo posto. Dicevamo vittoria di Vito Gitano nel 1978, poi la riconquista della vittoria nel 1983. Hanno conquistato la vittoria su questi prati Franco Vagneur, Rolando Liboton, Henry Stesmeiser, Ottavio Pacagnella. Un Liboton che ha vinto la prima delle tre prove qui al Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti nel 1980 e poi si è ripetuto consecutivamente nell'84 e nell'85. Chi ha conquistato tre vittorie è stato anche Sven Nys, sì, il campione del Belgio, che ha conquistato la vittoria nel 2004, nel 2005 e nel 2009, ma bene si sono comportati anche altri atleti che hanno conquistato due vittorie consecutive, mentre qui vi proponiamo l'inseguimento del campione d'Italia Marco Aurelio Fontana da parte del nostro Enrico Franzoi in compagnia dell'olandese Stan Godrie. C'è un po' una ping pong anche in questa corsa, il vantaggio da parte di Fontana è molto risicato, ma ovviamente un vantaggio che almeno per il momento lo porta a poter definire l'atleta che è nato in provincia di Milano e ora vive in provincia di Piacenza, un altro di quegli atleti che ha conquistato per due volte la manifestazione cara alla famiglia Guerciotti. Lui conquistò la vittoria infatti nel 2010. Chi fece bis in questa manifestazione consecutivamente furono Rolanda Liboton, Mike Kluge e il danese Henrik Dernisch, corridori questi che correvano per la Selle Italia Guerciotti. Ma il vincitore per eccellenza di questa manifestazione è Daniele Pontoni. Pensate, ha conquistato la vittoria per ben 8 volte, l'ultima nel 2002. Concludiamo questa carrellata di nomi storici per quanto riguarda il ciclocross, nominando chi ha conquistato la vittoria nel 90, Radovan Fort, nel 94 Rodomir Simonek, nel 96 Andrew van der Poel, nel 97 Mario De Klerk. Insomma, è chiaro, chi mastica molto nel ciclocross, solo da questo albo d'oro possono capire l'importanza di conquistare la vittoria anche quest'oggi nel 2013 in questa manifestazione a 7 giorni dai campionati del mondo che si svolgeranno negli Stati Uniti per la prima volta. I mondiali si svolgeranno fuori dal continente europeo, dicevamo Louisville, stato della Kentucky. Bella la corsa anche di Elia Silvestri, che sembra essere riuscito a staccare lo svizzero Arnaud Grand, che fino a poco fa è stato in sua compagnia all'inseguimento. Ma vedete che alle spalle di Silvestri intanto si è formato un gruppettino con l'olandese Van Leuten, lo svizzero appunto Arnaud Grand ed il nostro
Daniele Braidot, seguono poi l'olandese Van der Kinderen, che avete visto con la maglia numero 12. Grande prova di Marco Aurelio Fontana, quindi, che ha voluto onorare con la propria presenza questa manifestazione, ma soprattutto ha voluto verificare l'esatto stato di forma in prossimità dell'evento iridato. C'è lotta tra i due, Enrico Fanzoi e Stan Godry, e vedete che invece Silvestri sta per essere ripreso dall'olandese Van Leuften e dallo svizzero Arnaud Grand. Ma siamo ormai con le immagini sul rettilineo d'arrivo, tanti giornalisti presenti, non potevano naturalmente mancare grandi appassionati come il signor Priori, che rappresenta la storia per quanto riguarda il ciclismo amatoriale della fuoristrada, e poi il campione olimpico di Roma Marino Vigna, qui presente per assistere a quello che è un vero e proprio trionfo da parte di Marco Aurelio Fontana. Eccolo, non si accontentava di partecipare, ha voluto vincere e lo ha fatto alla grande, a 7 giorni, abbiamo detto, dal mondiale. Un'ulteriore prova di forza, ma ora assistiamo alla volata per il secondo posto, che se lo aggiudica l'olandese Godry su Fanzoi. 7 giorni vuol dire che manca poco, e è il motivo per cui oggi ho fatto gara abbastanza dura, no? Sono andato via da metà gara, ci sta, ti devi allenare, devi provare un po' la gamba, sto bene e niente, sarà una bella sfida. Come ho già detto, correre in America secondo me sarà diverso, perché comunque i belgi corrono fuori casa e non è la stessa cosa. Però, dai, secondo me facciamo una bella gara, sono fiducioso. Posso dire la mia? Spero di trovare una giornata buona per poter fare un buon risultato. Noi punteremo su ben 3 categorie, le junior, elite e donne, e cercheremo di fare qualcosa di importante. Quindi una formazione, siamo molto contenti di averla fatta. L'inserimento di un giovane di primo anno come Manuel Todoro, quindi soddisfatti, pienamente soddisfatti anche di tutta l'attività che è stata fatta quest'anno in tutti i circuiti regionali, le tappe di Giro d'Italia, campioni nazionali, quindi gran risalto del ciclocross e grandi numeri, questo per noi è importante. E non poteva mancare al momento della premiazione il rieletto presidente Renato Di Rocco, con queste immagini festanti dal podio su cui vediamo Fontana, Godry e Fanzoi. Non ci rimane altro che augurarci che tra 7 giorni questa immagine da vincitore ci venga riproposta da Marco Aurelio Fontana da Louisville negli Stati Uniti.